Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Sono qui oggi perché mi sono resa conto di non aver mai fatto una recensione vera e propria su Inuyasha e dato che ho fatto il video sul Miko Takashi, dato che ho parlato del finale e che mi dispiaceva comunque non vederlo, diciamo insomma che è proprio finito finito veramente, ho deciso di fare proprio una vera e propria recensione. Così da farvi capire cosa non mi è piaciuto, cosa mi è piaciuto e altre cose. Allora, Inuyasha è naturalmente l'ultimo lavoro di Rumiko Takahashi, insomma uno degli ultimi, e sarebbe stato il miglior manga degli ultimi 10 anni, insieme al miglior anime degli ultimi 10 anni, se non fosse che l'autrice me l'ha rovinato. Però adesso ne parliamo. Allora, la storia è questa. C'è questa ragazza che vedete qui, Kagome Burashi, e praticamente lei vive nel presente. Nel 1998-97, non ricordo quando è successo, praticamente, 1996, scusate, ho sbagliato, e praticamente vive in un tempio. In questo tempio si narra la storia, la leggenda dell'albero divino, e lì vicino c'è anche un pozzo che si diceva, che si dice una volta ospitasse le ossa degli spettri. Kagome ci finisce dentro praticamente e si ritrova nell'epoca Sengoku, dove c'è l'albero divino, quest'albero qui che praticamente esiste da secoli, e però quest'albero c'è, diciamo, attaccato un ragazzo con le orecchie di cane e una freccia nel petto. Kagome si avvicina a questo personaggio così e gli tocca le orecchie a vedere se sono vere e praticamente il ragazzo inizia a parlargli. In realtà il ragazzo è uno spettro, e un mezzo spettro incastrato, è, come si dice, sigillato a questo albero da una sacerdotessa, Kikyo, e 50 anni prima, però 50 anni prima che dico sono i 50 anni dell'epoca Sengoku. Praticamente quando Kagome è caduta nel pozzo, l'ha accolta un spettro, un millepiedi, che la rintraccia, la morde e dal suo corpo esce una sfera. Questa sfera è la sfera di Ishikon e si dice esaudisca i desideri oppure aumenti la forza di chi la possiede. Praticamente è bramata da tutti gli spettri ed era sparita. Comunque, era sparita perché quando la sacerdotessa ha sigillato Inuyasha, praticamente ha voluto, anche lei è morta perché c'è stato uno scontro, diciamo, tra virgolette, e praticamente questa sacerdotessa ha chiesto di essere bruciata insieme alla sfera. Però la sfera, a quanto pare, è rinata nel corpo di Kagome, che è la reincarnazione di quella sacerdotessa. Come, insomma, più o meno questa è la storia iniziale che devo dire parte veramente bene. Infatti a me entusiasmò moltissimo questo inizio. Poi una cosa bella che avevo scoperto all'epoca era che gli spettri e altre cose che compaiono nel manga e nell'anime sono basati su leggende giapponesi, leggende vere, insomma, diciamo. E quindi questa cosa mi era piaciuta ancora di più perché così potevo scoprire qualcosa in più della cultura giapponese, insomma, delle leggende e cose varie che mi piacciono molto. Però diciamo che poi inizia un po' a perdere. Diciamo che all'inizio no, perché dopo questo inizio, diciamo, loro affrontano altri spettri che vogliono questa sfera. E che poi comunque viene quasi subito distrutta. Perché Kagome, per colpire uno spettro che l'aveva rubata, praticamente colpisce la sfera che va in mille pezzi ed è il loro compito è ritrovarla, cioè ritrovare i vari pezzi. E diciamo che è entusiasmante perché così inizia il manga, inizia la storia vera, insomma loro devono cercare di riunire questa sfera, altrimenti se finisce le mani sbagliate sono guai. Qui conosciamo Sesshomaru, il fratello di Inuyasha, anzi fratellastro, un demone, è uno spettro, scusate se dico demone, ma all'anime dicono un demone, quindi viene così. Diciamo il fratello maggiore di Inuyasha, uno spettro completo,
che non cerca la sfera, lui cerca la spada nata da una zanna del padre. Il padre di Sesshomaru è anche il padre di Inuyasha, mentre le mamme sono diverse. La mamma di Inuyasha è un essere umano, la mamma di Sesshomaru è uno spettro. Diciamo che questo personaggio è molto bello, a me è piaciuto tantissimo, molto malvagio all'inizio, proprio quello era il bello. E praticamente si scopre che questa spada in realtà era sigillata in un occhio di Inuyasha. E diciamo che quello è il primo nemico ufficiale, io pensavo che sarebbe stato solo lui, invece poi si scopre un certo Naraku che aveva fatto in modo di far odiare Inuyasha e Kiyo che si erano innamorati, e così da uccidersi a vicenda, tra virgolette. Poi avremo anche la risurrezione di Kikyo, che svelerà altre cose, l'apparizione di Naraku, insomma, diciamo che qui è bello, questi sono i primi capitoli, i primi numeri, diciamo, di Inuyasha, che praticamente ci entusiasmano molto, poi comunque i protagonisti conosceranno altre persone che poi li accompagneranno nel loro viaggio alla ricerca degli spiriti, sì, buonanotte, nella sfera dei quattro spiriti. E tutti questi personaggi che incontrano comunque vogliono eliminare Naraku per un motivo o per un altro. La storia è bella, raccontata così è davvero bella, solo che l'autrice, devo dire che pecca, perché da quando, diciamo, ha fatto successo Ranma e prima di lui la Mu, lei usa sempre quello stratagemma, ovvero riempie la storia di cavolate. Cioè di personaggi, di nemici o di cose assurde che praticamente oltre ad annoiare, perché sono ripetitive, adesso poi vi spiego perché, ti fanno dimenticare anche la storia originale, cioè l'inizio qual è stato. Adesso spiego. Allora, ogni numero di Rumiko, dopo i primi, che sono bellissimi, sono tutti uguali, hanno solo due varianti. La prima variante è questa, Inuyasha e compagnia, tutti gli amici Kagome, Sango, Miroku, Shippo, arrivano in un villaggio, arriva il classico vecchietto che dice qui sono apparsi dei spettri, tra parentesi, Inuyasha e compagni sono peggio di Conan con la signora Fletcher, chiusa parentesi, e praticamente Inuyasha dice no, non mi va, Kagome gli fa accuccia, lui cade per terra spiaccicato, aiutano la persona, arriva lo spettro che o... No, che non è di non c'entra niente con Sesshomaru o con Naraku. Tanto alla fine ci trovano lo stesso. Sconfiggono lo spettro e se ne vanno. Oppure la seconda variante è: arrivano in un villaggio, c'è sempre il vecchietto che chiede aiuto. Poi Inuyasha dice di no, Kagome fa cuccia, lui cade per terra. Aiutano il signore, però lo spettro in realtà è una parte di Naraku. Loro si rendono conto di essere delle grandi pippe in confronto a questo qui. Quindi vanno da Totosai, aiuta a aggiustare Tessaiga si potenzia, loro tornano lì, fanno il sedere al demone di turno, allo spettro di turno e se ne vanno. E questo dura due numeri, quell'altro dura un numero solo. Oppure in questi due varianti ci sono anche a volte le apparizioni di Kikyo, che ogni tanto si ricordano che esiste, oppure ogni tanto fa capolino Sesshomaru. Ogni tanto anche Naraku, giusto per farci una vedere, sono io il vero nemico. E diciamo che è una ripetizione sempre così fino agli ultimi numeri. Inuyasha è per questo che a me ha cominciato un po' ad annoiare, perché era ripetitivo, 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 È questo che rovina l'autrice praticamente, lo rende noioso proprio perché lei neanche ha bisogno di filler, secondo me. Che cacchio ha bisogno di filler? Li fa lei i filler? Praticamente a forza di vedere questi numeri, di leggere questi numeri, dimentichi anche la storia di partenza. Io certe volte dicevo, ma perché questi ce l'hanno con Naraku? Perché veramente me ne dimenticavo, dicevo, ma che vogliono questi? Poi il finale è stato una delusione nel manga, parlo, perché praticamente l'autrice, secondo me, non era questo il finale che voleva, secondo me voleva un finale molto più diverso. E lo dico perché il finale è appena abbozzato, cioè è proprio assurdo. Quello dell'anime è stato molto più dolce, molto più carino, devo dire la verità. Praticamente nel manga l'unica cosa che si capisce è che dato che è morta Kikyo, Inuyasha dice vabbè accontentiamoci, non lo so, mi dà un senso che dice vabbè ci accontentiamo di Kagome, mentre invece secondo me
doveva approfondire di più il loro rapporto e invece lascia molte cose così tanto per, cioè la storia principale proprio non c'è, io non vedo neanche tanto interesse di Inuyasha, secondo me è innamorato, scusate, lo so che mi odierete, però secondo me è innamorato di Kikyo perché in molti numeri si vede che lui è innamorato di Kikyo, la bacia, pensa a lei, cioè lui è innamorato di Kikyo. Però Kikyo è morta e praticamente dice, vabbè, tanto c'è Kagome. Cioè, a me mi sembra proprio così, non lo so, vuole bene a tutti e due, ma secondo me è innamorato di Kikyo. Poi questo finale che c'è la madre di Kagome la lascia andare lì, poi tante cose lei ha trascurato, ad esempio questa sfera degli Shikon è sparsa dappertutto, loro vanno a cercare la sfera, poi la sera restano al villaggio della vecchia Kaede. È un po' assurdo perché se stanno cercando questa sfera non possono tornare ogni sera indietro, che fanno? Ogni volta sempre lo stesso percorso. Oppure stanno tanti giorni, Kagome sta tanti giorni nell'epoca Sengoku e praticamente nella sua scuola ancora stanno facendo gli esami, cioè per tutta la durata di questo manga lei sta ancora facendo gli esami. E devo dire che secondo me, io dell'autrice che reputo molto, come posso dire, molto, ha molta inventiva, ecco, ha molta fantasia, solo che da quando è piaciuto il modo di fare di Lamù e Ranma, lei lo sta sempre proponendo. Lamù e Ranma sono un po' più demenziali, Inuyasha invece meritava un po' più di serietà, poteva concludersi anche dopo, ecco, 30 volumi proprio per esagerare, perché non serviva allungare tanto il brodo, ha allungato solo il brodo. E poi ci ha dato un finale davvero scontato, banale, assurdo. Non mi è piaciuto per niente. E sono rimasta male quando ho visto il finale. Perché sì, è vero che è rimasta lì, però io l'interesse di Inuyasha, cioè di Kagome, un po' forse sì. Ma l'interesse di Inuyasha verso Kagome, io proprio non l'ho sentito nel manga. Come ripeto, secondo me Inuyasha è innamorato di Kikyo, se ne si vede dall'inizio proprio. E di Kagome, sì, non è che non gli vuole bene, però non lo so, non. Secondo me Rumiko Takahashi dovrebbe ricominciare a fare gli shoujo perché l'unico manga che mi è piaciuto dall'inizio alla fine è stato solamente Mesonic Koku. No, vabbè, ho visto l'anime, però secondo me solo quello veramente gli è venuto bene. E la saga delle sirene che comunque dicono che lei vorrebbe continuare, però vabbè. Lamù sì, ma ci sta anche il finale di Lamù perché alla fine si dicono anche che si amano, insomma. Ranma, insomma, così così, ma Inuyasha secondo me le meritava più attenzione, doveva essere un pochino più corto e doveva comunque veramente impegnarsi in questo finale, visto che è arrivata al numero 56 in Giappone, numero 67, avrebbe potuto fare un numero in più facendoci vedere un finale degno di questo nome. Io storie di Rumiko Takahashi non le comprerò più, a meno che non so come vada a finire, oppure che è corto, che so, vedo le recensioni, leggo il finale, sì, lo so che è spoiler, ma mi leggo il finale, allora magari lo compro, ma se devo sprecare altri soldi, come è successo con Ranma, come è successo con Inuyasha, per avere poi un finale veramente scontato e un manga che si riempie solo di personaggi e su personaggi e basta, preferisco risparmiare i soldi per qualche altra serie. Quindi anche a voi io dico, non sprecate i soldi per Inuyasha, magari guardatevi l'anime, ma sinceramente tutti questi soldi forse non li avrei spesi se l'avessi saputo. Oppure avrei comprato i primi numeri e poi gli ultimi 10 e basta. Che comunque sarebbe la stessa cosa, come con Ranma, se comprate i primi numeri e poi comprate l'ultimo numero è uguale. Tanto non ho approfondito niente neanche in Ranma, poi farò una recensione anche su Ranma. Allora, adesso vi lascio, adesso ho fatto la recensione su Inuyasha. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo manga, di questo anime, di questa autrice. Ci vediamo al prossimo video.